Ateotube, ti ringrazio per avermi dato questa possibilità di approfondimento riguardo tale dibattito. E grazie a questo sto approfondendo ulteriormente le tesi di Severino e mi sto accorgendo ancora di più di quanto siano radicalmente contraddittorie le posizioni che porti avanti, assieme a tanti altri contestatori rispetto alle tesi dell'idealismo, della applicabilità della logica nei confronti della realtà, e che tutto questo nasca da un errore di astrazione, astrarre la logica dall'ontologia. Quindi pensare che possa avere uno statuto autonomo rispetto alla realtà da cui trae origine. Il teorema di incompletezza, come lo definisce Severino, è inconsistente perché gli assiomi dell'aritmetica necessitano effettivamente di qualcosa che è esterno dalla matematica, che la matematica e anche la logica formale non tiene in considerazione, cioè l'evidenza primaria dell'opposizione universale del positivo e del negativo. L'evidenza primaria che è innanzitutto fenomenologica, perché è nell'esperienza diretta e immediata a livello fenomenologico che noi possiamo constatare in modo autoevidente che una cosa è se stessa e non altro, e che quindi l'essere di ciascuna cosa è se stesso, ogni cosa è se stessa e non è altro, non è il suo negativo, non è la sua negazione. Da questo principio di opposizione, che riguarda proprio la struttura del reale, del mondo manifesto, è possibile estrapolare il principio di opposizione universale tra il positivo e il negativo, su cui si fonda totalmente il principio di non contraddizione parmenideo e quindi aristotelico. L'altro errore che riguarda l'astrazione che viene commessa, diciamo, nelle considerazioni che tu e molti altri portano avanti, perché sono le stesse identiche che portano avanti altri contestatori, anche studiosi di filosofia, anzi molti studiosi di filosofia contemporanea, è l'errore di prendere una parte che riguarda invece il tutto e che esiste solo relativamente alla sua relazione che ha con tutto il resto. E nell'isolamento di questa parte, credere che questa sia autonoma e indipendente. Allora, in che senso adesso si commette anche quest'altro errore da parte tua? Nel considerare che il mondo fenomenico sia slegato dall'ambito metafisico. Ricordiamo che metafisica non è semplicemente una dimensione, come posso dire, mistica, spirituale, no. L'ambito metafisico è l'ambito che riguarda tutto ciò che non appare immediatamente nell'esperienza fenomenologica, nel piano fenomenologico. Allora, in questo dominio, in questo ambito, rientra anche il concetto di materia, perché la materia non sarebbe né direttamente sperimentabile a livello sensoriale, né direttamente conoscibile. E quindi rientra anch'essa nell'ambito della metafisica. Ma a prescindere che l'ambito metafisico possa corrispondere alla descrizione materialista, idealista o di altri tipi, nel momento in cui si pone una relazione tra il mondo fenomenico e l'ambito metafisico, non si può considerare il mondo fenomenico come una realtà a sé isolata da quello che riguarda l'ambito metafisico. Per cui, se si riconosce che il mondo dei fenomeni
è intrinsecamente razionale, nel senso che non avviene mai una violabilità, una violazione del principio di non contraddizione, per cui la violabilità di quel principio è impossibile nella realtà empirica. Bisogna riconoscere però che questo deve per forza di guardare anche l'ambito metafisico da cui il fenomenico scaturisce. Il problema di dubitare che il principio di non contraddizione sia ontologico e riguardi quindi anche la struttura metafisica della realtà sta appunto nel separare in maniera indebita, scorretta, attraverso sempre quella famosa astrazione, questa operazione di astrazione indebita, il mondo dei fenomeni dalla realtà effettiva a cui appartiene e che anzi è, si potrebbe dire che il mondo fenomenico sia un aspetto della realtà effettiva. Quando tu, per esempio, hai posto l'esempio, scusa il gioco di parole, della simulazione della simulazione, anche lì hai commesso il solito errore di astrazione, omettendo un dettaglio fondamentale, e cioè che la presunta simulazione incoerente, che secondo te poi causerebbe, potrebbe causare una simulazione invece coerente, che sarebbe quindi una simulazione all'interno della simulazione, dimentichi di riconoscere che intanto queste simulazioni appartengono a una realtà che è coerente, che è quella fenomenica, dove tu la ipotizzi questo esempio. Per cui intanto la realtà certa, il livello, chiamiamolo livello, insomma, l'ambito certo nel quale avviene questa simulazione è quello empirico, dove c'è coerenza, dove non c'è violabilità di quel principio. E dimentichi che sia la simulazione presunta incoerente che quella coerente da cui seguirebbe, sono entrambe parti di un'unica simulazione. Quindi non puoi sostenere che la simulazione incoerente causi, produca la simulazione coerente, perché per farlo dovrebbe essere una realtà autonoma per poter produrre altro, ma siccome non è una realtà autonoma, e tale è la simulazione che tu definisci incoerente, che poi bisognerebbe vedere in che senso, in che modo sarebbe incoerente, dimentichi di riconoscere che fa parte di processi legati al computer, all'hardware, ai software, ai programmi che costituiscono la simulazione, e che tutto questo esiste appunto in una realtà empirica, in un ambito empirico, dove tutto è, diciamo, risponde a quella razionalità e non c'è quindi violabilità di quel principio. Quindi sarebbe corretto riconoscere che quell'esempio è fallace in quanto la simulazione presunta incoerente non causa direttamente la simulazione definita poi coerente, perché entrambe sono in realtà un'unica simulazione dove appunto si simula che la presunta simulazione incoerente causi, attraverso delle relazioni sempre simulate, la realtà simulata, il livello simulato coerente. Quindi in quell'esempio c'è sempre quel tipo di omissioni e di astrazioni. Allora, la questione ontologica in realtà è sottointesa in tutte le logiche, e anzi, nel senso che il principio di opposizione è innegabile anche solo per costituire un qualunque simbolo che abbia un significato, non importa che sia arbitrario, ma anche solo per stabilire un significato qualunque all'interno di un qualunque sistema logico, serve per forza quello. Diciamo, l'utilizzo implicito di quel principio di opposizione. Il fatto stesso che poi non si riconosca fino in fondo quel principio, quindi il fatto che l'essere sia e il non essere non sia, il fatto stesso che manchi
il riconoscimento dell'ambito ontologico all'interno di tutto, perché tutto è essere, anche se in modi diversi, perché ovviamente l'essere di un albero non è l'essere del pensiero di Paperino, però è sempre anch'esso un essere, così come anche un qualunque significato all'interno di un qualunque simbolo all'interno di un qualunque sistema logico è un essere, è un ente, e l'essere coincide con l'ente, come dimostra Severino, non potrebbe che essere altrimenti. Quindi è una questione proprio radicale all'ennesima potenza, questa dell'essere. Allora, il fallimento, da questo punto di vista, della logica formale, che quindi è autocontraddittoria, è legata al fatto di astrarre il principio di non contraddizione dall'ambito ontologico. Ecco perché poi si arriva all'assurdo, cioè si arriva poi a sostenere quei paradossi linguistici del mentitore, del barbiere di Russell, che sono appunto totalmente slegati dall'ambito ontologico ed empirico, da cui invece implicitamente, inconsapevolmente vogliono trarre poi, non che vogliono, sono costrette poi a trarre quel principio di opposizione che quindi non ammettono e poi arbitrariamente sostengono poi di negare in seguito. È solo attraverso questa astrazione, quindi, lo ripeto, dall'ambito ontologico rispetto a quello logico, che poi si possono produrre questi falsi paradossi, queste antinomie, queste aporie. Lo ripeto ancora una volta, questa astrazione è totalmente indebita, soprattutto perché l'esperienza primaria a livello fenomenologico autosostiene proprio questo tipo di sistema severiniano, che quindi è completo e contemporaneamente coerente, ma può esserlo perché non è slegato dall'ambito ontologico. Mentre invece tutti gli altri sistemi, grazie che poi possono risultare, come dice quel teorema di incompletezza, o incoerenti, cioè o non completi o contraddittori, perché gli manca proprio l'evidenza primaria, si astraggono rispetto alla realtà dove si producono questi sistemi. Tra l'altro, nel tuo stesso pensiero, implicitamente lo fai, fai insinuare questo, cioè insinui che la mente, il pensiero siano qualcosa che quasi quasi non ha a che fare con la realtà effettiva, come se il pensiero e la mente fossero cose isolate, esistenti altrove che nella realtà. Cioè, considerando tutto questo e considerando il fatto che tu sia materialista, non so come intenderai a questo punto sostenere il tuo materialismo dovendo per forza rispondere a tutte queste confutazioni. Ma il tuo materialismo è sempre una rappresentazione, è sempre un pensato, è un pensiero, dove tu identifichi la mente all'interno del cervello, o comunque connessa al cervello, e però devi riconoscere che il cervello farebbe parte della realtà, così come il corpo. Cioè anche il mondo fenomenico fa parte della realtà. Pure se questa realtà fosse una simulazione di qualche altro livello, comunque farebbe parte della realtà. Pensare invece che la simulazione presunta possa essere una realtà a sé, separata dalla sua origine, significa di nuovo porre quell'operazione di astrazione. Dovremmo invece riconoscere che esiste un qualcosa, appunto la totalità di tutti gli essenti, cioè di tutto ciò che non è nulla, che costituisce effettivamente la realtà. Ora, io non so se questa totalità sia un multiverso, un universo, che sia una molteplicità di dimensioni, ognuna con le sue eventuali leggi fisiche o di qualunque tipo, o se sia appunto una percezione mentale questa realtà, sia un insieme di idee sensibili che rappresentano l'idea di un mondo fisico,
o se sia qualcos'altro, però so per certo che la realtà deve essere intesa in quel modo, innanzitutto, e che qualunque cosa si manifesti è comunque all'interno di quel dominio lì, non ne potrà mai essere esterno. Ebbene, quindi, se pensiamo che la realtà sia una simulazione, dobbiamo però comunque pensare, e parlo di realtà, adesso di realtà sperimentata a livello sensoriale, fenomenico, anche se fosse una simulazione, lo sarebbe parzialmente, perché comunque, diciamo, la sostanza, l'essere di cui sarebbe costituita, sarebbe quello del reale, non sarebbe qualcosa di estraneo al reale. Per quanto riguarda l'idea del materialismo, è ancora peggio, perché lì non puoi assolutamente pensare che il mondo fenomenico, che sarebbe effetto della materia, possa essere slegato dal principio di non contraddizione. Cioè, che la materia possa non riguardare quel principio, perché dire questo significherebbe poi non riconoscere le conseguenze nefaste che ciò apporterebbe questa negazione nei confronti del mondo empirico. Per cui, se il mondo empirico fenomenico è parte di una realtà più ampia, parliamo adesso del materialismo, che appunto sfocia proprio nella materia come substrato, come fondamento del reale, se tu ammetti l'ordine, la razionalità del mondo fenomenico, non puoi riconoscere che lo stesso valga per la struttura della materia, cioè quindi per l'ambito metafisico. Però se tu ammetti questo per il materialismo, par condicio lo devi ammettere questa possibilità per tutte le altre posizioni. Cioè, se tu riconosci che nel caso esista la materia, per giustificare il fatto che il mondo fenomenico sia regolare, ordinato, stabile, è necessario che la sua causa sia stabile e non abbia violazioni reali del principio di non contraddizione. Allora poi questo deve valere per tutte le possibili cause che riguardano tutte le altre teorie. Cioè, quindi se ammetti questo, stai ammettendo in generale che qualunque sia la causa del mondo fenomenico, non può non essere anch'essa intrinsecamente razionale. Se ritieni che sia possibile il contrario, è di nuovo perché poni un'indebita astrazione, separando la parte dal tutto, separando in questo caso il mondo fenomenico, che sarebbe una parte della realtà, da tutta la realtà. E allora, e che significa questo tentativo di separazione indebita, di astrazione? Che tu, separando indebitamente il livello fenomenico dall'ambito metafisico, tu ignori arbitrariamente i rapporti e le relazioni che ci sono tra la parte e il tutto, e che fanno sì che la parte sia proprio quella parte in quel modo lì. E che neanche esisterebbe se non ci fosse l'ambito metafisico. In questo caso, perché in questo esempio la parte è il mondo fenomenico, il tutto è l'intera realtà, compresa l'ambito metafisico. E allora, mettendo da parte quell'esempio fallace dei videogiochi e delle simulazioni, per come appunto ho spiegato prima, e anche nel video proprio specifico su questo esempio fallace, devi riconoscere questo. Che essendoci una relazione tra l'ambito metafisico, che sarebbe causa del mondo fenomenico, come nel caso del materialismo, come nel caso dell'idealismo, affinché si giustifichi l'ordine dei fenomeni sperimentati in questo livello appunto fenomenico, è necessario che ci sia una corrispondenza e una continuità di questo ordine, di questa stabilità, soprattutto a livello metafisico. Se lì a livello metafisico avvenisse una violazione reale di questo principio, che a quel punto deve essere per forza necessariamente ontologico, allora quella violazione, cioè il fatto che un certo processo, no? Una certa causa che avviene nel mondo metafisico
avviene e non avviene nello stesso momento, per esempio, quindi questa sarebbe la violazione suprema del principio di non contraddizione. Questo comporterebbe una necessaria instabilità anche nel livello fenomenico. Cioè, quindi è solo, lo ripeto ancora una volta, è solo compiendo quell'operazione di astrazione, non riconoscendo la relazione che c'è tra la parte e il tutto, e quindi, lo ripeto ancora una volta, tra l'ambito metafisico, l'ambito fenomenico e l'ambito metafisico, che poi si arriva ad avere questi dubbi, che non hanno proprio nessuna giustificazione a questo punto. L'idea più bizzarra è miliardi di volte più ragionevole che avere questi dubbi a YouTube. Pensate che esista Topo Gigio che con dei rutti crea la realtà. È miliardi di miliardi di volte, infinitamente, anzi, più ragionevole che pensare che invece la causa del reale o il substrato, il fondamento del reale, sia qualcosa che può esistere e non esistere allo stesso tempo, o che possa produrre e non produrre allo stesso tempo gli effetti che poi riguardano il nostro mondo, il nostro livello, diciamo, fenomenico. Perché quelle sono le conseguenze. Se tu dici che il principio di non contraddizione può non valere a livello metafisico, vuol dire che a quel livello la realtà può far accadere e non accadere delle cose. Però, lo ripeto, essendoci una relazione necessaria nel materialismo come nell'idealismo tra la realtà metafisica, il piano metafisico e quello fenomenico, bisogna ammettere tutto questo. Va bene, quindi penso di essere stato abbastanza chiaro, non voglio ripetermi più. Spero che riesca a essere accettato quello che sto dicendo, perché di nuovo il problema non è nel capire. Penso che per capire non serva chissà quale a questo punto approfondimento e spiegazione. Serve più che altro riuscire ad ammettere tutto questo, riuscire ad accettarlo.